Stiamo parlando dell'affare assegnato 337 Commissione Agricoltura, danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica. Visto il poco tempo a disposizione, vista anche la giornata abbastanza impegnativa per questa Commissione, perché siamo in fase di votazione per quanto riguarda il PNNR, Piano Nazionale di Resilienza, io le passerei subito la parola senza fare introduzioni, premesse o quant'altro, anche perché per quanto riguarda danni da animali selvatici in agricoltura, penso ci sia parecchia letteratura sull'argomento. Quindi io le passerei subito la parola a lei per quanto tempo ha bisogno? 10 minuti per il suo 10 intervento? minuti, penso 10-12 minuti. Perfetto, Posso dottor bastare? Bisarni, prego. Bene, intanto ringrazio la Commissione per avermi convocato per questa giornata su un tema che non è usuale per noi, però come associazione ASAP, voi sapete che curiamo una serie di osservatori che riguardano la sicurezza stradale, dalle stragi del sabato sera al contrasto all'arco, agli incidenti con i bambini, gli incidenti con i monopattini, velocipedi, eccetera. Siamo una sorta di ONG della sicurezza stradale che raccoglie dati perché per affrontare i fenomeni bisogna conoscerli bene da vicino. Da qualche anno abbiamo attivato anche l'osservatorio sugli incidenti che coinvolgono animali, ma quali incidenti? Quelli ovviamente noi riusciamo a intercettare attraverso i nostri 600 referenti sul territorio e alle notizie di stampa solo gli incidenti più gravi, quelli che determinano lesioni o purtroppo mortalità alle persone, evidentemente, perché gli incidenti che riguardano, che interessano gli animali sono parecchie migliaia all'anno. Dal nostro osservatorio, ripeto, emergono dei dati che credo che meritino una certa attenzione. Noi nel 2020 abbiamo registrato 157 incidenti gravi, e dico subito 39 sono avvenuti di giorno e 118 di notte, 75%, scusate, contrario, di giorno 118, 75%, gli altri di notte. E in questi incidenti purtroppo hanno causato 16 morti fra le persone e 215 feriti. È un dato che si sovrappone abbastanza con quello dell'anno precedente, il 2019, perché anche nell'anno precedente gli incidenti erano stati 164, 67 in più, e i morti erano stati 15 anziché 16, quindi siamo più o meno nella stessa cifra, anche come numero di feriti. Dove avvengono questi incidenti? Sulla base dei dati che noi abbiamo raccolto, soprattutto nella rete ordinaria. 151 incidenti sono avvenuti quindi su statali e provinciali, solo 6 sulla rete autostradale. Quindi il 96% degli incidenti avviene nelle strade ordinarie, quelle che probabilmente hanno anche meno protezione. Ma quali sono le tipologie degli animali coinvolti? Vado subito a semplificare. Animali selvatici randagi sono stati coinvolti in 138 dei 157 incidenti, cioè dire l'88% degli incidenti ha riguardato e riguarda animali ovviamente selvatici o randagi, e solo 19 incidenti hanno riguardato animali domestici, l'investimento di un cane, l'investimento, c'è stato investimento addirittura con conseguenze di un bovino, eccetera. Le regioni che hanno visto più coinvolti più persone per incidenti importanti e seri sono state la Lombardia con 17 eventi importanti e gravi, l'Emilia-Romagna con 15, il Piemonte con 14, la Toscana con 10, la Campania con 12. Cosa vogliamo indicare con questo? Noi non ci curiamo certo del fatto che è un tipo di sinistrosità che merita chissà quale attenzione, però certamente 164 incidenti con 15 morti, 157 incidenti con 16 morti e 215 feriti sono un dato secondo noi significativo. Abbiamo qualche indicazione, se c'è il tempo, per dare qualche suggerimento su quello che si potrebbe anche fare, secondo il nostro parere, cose che penso che la Commissione già conosca abbondantemente, però le posso andare a riassumere sulla base delle esperienze anche che ci hanno riferito i nostri colleghi operativi su strada. Intanto va bene, è chiaro che in sede di progettazione delle autostrade, delle strade extraurbane, dove la velocità è anche maggiore, prevedere la costruzione di sottopassaggi, valutando i precedenti rilevamenti degli attraversamenti di queste tipologie di animali. In alcuni stati hanno creato addirittura i sovrappassi per particolari condizioni di rischio, che non so se siano particolarmente attuativi anche nel nostro paese. Poi, per quello che riguarda le sempre proposte, sarebbe opportuno che sia gli automobilisti che gli organi di polizia stradale, in base al numero e al luogo dei sinistri dove si verificano i sinistri,
vadano a segnalare il pericolo, creando una sorta di mappatura dei luoghi più a rischio per i successivi, per esempio, rapidi interventi da parte dell'ente proprietario della strada. Gli enti proprietari della strada potrebbero, dovrebbero inoltre installare delle reti ad alto impatto, questo è evidente, anche persino banale suggerirlo, soprattutto nei punti maggiormente a rischio, sulle principali arterie ordinarie. Quando parliamo di arterie ordinarie parliamo anche di superstrade e strade a scorrimento veloce che non hanno però la protezione tipica della rete autostradale. Inoltre gli automobilisti che frequentano la strada dovrebbero anche memorizzare spesso i luoghi dove transitano gli animali, con alcune osservazioni che possono sembrare anche banali, però insomma. Si devono evitare, per esempio, si dovrebbe evitare di usare i fari abbagnati di notte. Sono situazioni che comportano, come devo dire, una sorta di abbagnamento anche per l'animale che tende a fermarsi. A rischio ci sono, non l'ho detto prima, lo vado ad aggiungere ora, anche i motociclisti, perché dei 157 incidenti che noi abbiamo registrato, attenzione, 110 hanno riguardato investimento con autovetture, 58 hanno riguardato motociclisti e ciclomotori. In questo caso è chiaro che l'impatto è stato a volte molto importante, a volte anche fatale. In 6 casi abbiamo avuto autocarri coinvolti, autocarri e pullman, e addirittura 3 incidenti con coinvolgimento di animali con investimento con biciclette. Nel senso che addirittura il ciclista, ovviamente, magari il ciclista che viaggia in discesa in maniera sportiva, eccetera, è incappato nell'investimento di un animale e si è procurato lesioni anche serie. Quindi non solo l'autovettura è, come riteniamo, il motivo dell'incidente che può causare feriti. Voglio ricordare che gli incidenti che coinvolgono gli animali, voi lo sapete meglio di me, sono diverse migliaia. Nel mio ufficio siamo 6-7 collaboratori, 2 hanno già avuto incidenti, uno con un cinghiale ha dovuto cambiare la macchina, l'altro ha riportato danni per 3-4 mila euro. Ovviamente non ricadono nella nostra casistica proprio per il fatto che, non, per fortuna loro, non hanno riportato lesioni significative gli stessi conducenti trasportati. Vogliamo ricordare che i maggiori rischi si registrano spesso in tarda serata e all'alba. Sono situazioni che molti automobilisti che magari frequentano certe zone conoscono bene, altri anche, ancora sicuramente meno. Noi consigliamo anche di adottare una particolare prudenza, per esempio per la stagione che sta per avvicinarsi, perché il periodo dello sfalcio dell'erba ai bordi delle strade è un pericolo, per esempio, è un momento di particolare rischio, perché gli animali potrebbero fuggire all'improvviso e proiettarsi verso la strada proprio al momento della confusione, dell'arrivo dello sfalcio sul campo. Diciamo anche che nessun periodo dell'anno può definirsi particolarmente sicuro, perché abbiamo visto che la casistica è distribuita nell'anno in maniera abbastanza uniforme. È chiaro che l'importanza della segnaletica si fa forte. Vorremmo anche sottolineare l'importanza di creare dei sistemi con delle luci cosiddette che avvertono, che con l'abbagliamento della vettura proiettano un sistema di schermo verso il bordo della strada, che fa sì che l'animale stesso lo veda come una sorta di parete e quindi che arretri. Voglio ricordare che gli incidenti del 2020 sono avvenuti nell'anno del lockdown, sono avvenuti nell'anno anche della notte con il divieto di circolazione, chiamiamola coprifuoco, per un termine usato anche se non è quello giusto. Ecco, nell'anno in cui c'è stata meno movimentazione, l'impatto con gli animali è stato equivalente, addirittura in qualche caso anche più grave. Perché? Perché gli animali poi, nel momento in cui c'è anche questa limitazione della circolazione, questi periodi di lockdown, questo coprifuoco notturno, tendono ovviamente a recuperare delle fette di territorio che ritengono che gli appartengono in buona sostanza, e quindi la confidenza col territorio circostante, laddove c'è meno traffico, per l'animale è un motivo ulteriore di attraversamento. Ecco, credo che questo aspetto, al di là del fatto faunistico e di tutto quello che ne può conseguire, meriti una certa attenzione, perché nei 3 anni che noi abbiamo così sotto mano, parlo del 2018, 2019, eccetera, siamo sempre sui 170-180 incidenti gravi o gravissimi, e con mortalità che vanno 14, 15, 16, quindi con una media di 15 morti e una media di oltre 215-220 feriti, anche molto gravi, anche fra i conducenti trasportati. Ovviamente tutto questo va considerato anche nella salvaguardia comunque della nostra fauna, che
ma che va in qualche maniera arbitrata in condizioni da non consentire questo insieme di incidenti che secondo noi sono abbastanza frequenti e anche a volte drammatici. Grazie, grazie Presidente. Numeri che fanno sicuramente riflettere. Ecco, un'osservazione solo da parte mia, nel senso che questa commissione è già da un po' che discute sui danni da animali selvatici ed è una commissione che è amica degli, con la A maiuscola, amica degli animali, però siamo anche coscienti del fatto che giustamente sottolineando l'ultimo intervento che aveva fatto lei, gli animali stanno occupando spazi un po' che abbiamo lasciato noi come società civile, ma spesso e volentieri stanno anche invadendo spazi che l'uomo aveva occupato, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura di montagna, dove spesso e volentieri sono costretti ad abbandonare malghe o rifugi o altro, perché purtroppo fare agricoltura di montagna in presenza di animali selvatici non è poi così semplice. Ecco, ci rimangono ancora 5 minuti solo, se lei lo ritiene opportuno, anche se non credo sia molto di sua competenza, però ci farebbe piacere capire se anche lei ha un'idea. Cosa si potrebbe fare secondo lei, nel senso che la presenza di animali selvatici forse inizia ad essere eccessiva e questo penso sia evidente? Avete come amici della Polizia Stradale anche qualche idea da darci per risolvere il problema? E in questo non so se sono riuscito a esprimere proprio il pensiero per quanto riguarda questa commissione. E quindi io le chiederei, sì, non tanto tempo, perché le avevo fatto la premessa prima, purtroppo oggi siamo così in una situazione particolare, però se lei qualche idea ce l'ha, se ce la può dare. Ma guardi, intanto io mi riservo di comunicare, di inviarvi una relazione di quello che circa quello che ho detto in maniera più dettagliata, in modo che possa rimanervi agli atti. È difficile trovare delle strategie pratiche, efficaci, e non è neanche compito nostro, mi permetta Presidente di sottolinearlo. Sa, noi facciamo un po' il calendario delle situazioni. Se si trattasse di dire cosa fare contro le stragi del sabato sera, noi abbiamo speso un impegno, una vita, e voglio ricordare al Presidente, mi lasci sottolineare che noi quest'anno compiamo 30 anni come associazione, 30 anni non sono pochi, e noi siamo nati nell'epoca delle stragi del sabato sera. Complimenti da parte di tutti, perché comunque lì abbiamo saputo cosa fare e cosa dire, Presidente, lì abbiamo iniziato a spingere. Io facevo parte della Polizia Stradale in quegli anni, quindi sapevamo cosa voleva dire andare a avvertire una famiglia che un ragazzo non sarebbe più tornato a casa. Abbiamo fatto battaglie contro l'alcol, contro gli orari indiscriminati delle discoteche, l'utilizzo degli etilometri. In questo caso, tornando al discorso degli animali, è chiaro che il movimento, la capacità di intervenire si sposta si sbilancia, perché da una parte c'è il conducente spesso distratto anche dal cellulare, spesso troppo veloce, e dall'altra parte c'è un animale che non sa interpretare le condizioni di rischio, evidentemente, quindi siamo noi a dover fare qualche cosa. L'animale è chiaro che in qualche maniera va arbitrato. Una delle condizioni, per non scendere sullo scivolo della banalità che spesso rischia di travolgere chi parla nelle vostre commissioni, non vorrei essere io uno di questi, è evidente che servono alcune iniziative, oltre ai sottopassaggi nei punti più pericolosi, per esempio una mappatura delle zone, perché noi vediamo che in alcune zone gli incidenti avvengono abbastanza di frequenti in alcune tipologie di strade, parlo anche di incidenti con solo investimento dell'animale. Ecco, fare anche una mappatura a cura degli enti locali di queste zone, degli organi di polizia che intervengono negli incidenti più gravi. Voglio ricordare che quando si investe un animale e lo si uccide c'è anche l'obbligo del soccorso, eh? Questo è un piccolo argomento che molti dimenticano, spaccano la macchina, poi se ne vanno, lasciano la carcassa dell'animale sulla strada. Ecco, trovare, individuare un sistema mutuando anche complicità di interventi dagli altri paesi del nord, là dove esistono attraversamenti sequenziali di renne, eccetera, non siamo arrivati a questi livelli, però onestamente io che passeggio a volte per le strade di campagna
per fortuna a piedi. A me è capitato una volta di incrociare sotto un campo 21 cinghiali, 3 adulti e 18 piccoli. Sono andato per sicurezza a rifugiarmi su una balla di paglia di quelle enormi per garantirmi, e mi sono domandato, caspita, ma se questi attraversavano la strada in questo momento qua, non so cosa accadeva. Infatti anche nei nostri fotogrammi che raccogliamo abbiamo incidenti. Presidente, la capiamo benissimo. Abbiamo incidenti anche con 2 o 3 animali investiti. Però, ripeto, la casistica è quella di andare a mutuare i sistemi di allarme acustico-visivo, come vengono installati in alcune zone, attraversamenti e una mappatura anche geolocalizzata delle maggiori frequenze degli attraversamenti dei nostri animali. Noi qua le renne ne vediamo pochissime solo a Natale, ma per il resto, sì, ha perfettamente ragione lei, Presidente. La vicepresidente Bitti ha una domanda telegrafica, forse ci ha rinunciato, e quindi Presidente, io la ringrazio, mi scusi la battuta, ma era anche un po' per sdrammatizzare, ho visto che l'ha recepita in tal senso e la ringrazio. E veramente la ringraziamo per il suo contributo, e la ringraziamo in maniera preventiva se ci manda il materiale per quanto riguarda la relazione. Grazie e buon lavoro. Sicuramente lo farò, buon lavoro anche voi, signori senatori.